Eccentrico ma riservato, due caratteristiche che sembrano agli antipodi, perché invece Domenico Gottardelli, 78 anni, accusato di aver ucciso con un colpo di fucile Fausto Gozzini, 61 anni, per il credito che vantava nei suoi confronti, incarna. A Covo, nella Bergamasca, Gottardelli è residente, ma a Covo si vede poco. La mattina e la sera, quando esce e rincasa, come conferma, chiedendo di non essere inquadrata, la fornaia vicina di casa in una corte interna in centro paese. Per me è una bravissima persona. Io ho sempre avuto con lui dei buonissimi rapporti di vicinato. Non so dirle altro. Lei le risulta, perché sembra che il movente fosse economico, risulta ci fossero questi crediti che lui vantava? Non lo so. Non aveva mai parlato? No, non abbiamo mai, siamo sempre stati vicini di casa, del più e del meno, ecco. Ieri mattina no, non l'ho visto, l'ho visto forse le mattine prima, però sai, avendo l'attività, se lo vedevo fuori in cortile lo salutavo, ma non ci facevo caso, ecco. Io ho visto i carabinieri. Però non ho pensato a una cosa del genere. Ho visto in strada dal negozio e ho detto deve essere successo qualcosa, però poi avevo gente e non ci sono stata sopra. Covo è incredula, qualcuno ricorda il vezzo di Domenico per la sua auto, una Diana con tanti anni alle spalle ma sempre ben tenuta, a volte con qualche eccesso. E la prima era peggio ancora, la ghiera teca su, dopo gliel'hanno fatta togliere e adesso ho messo quelle foto lì, ma prima c'era su tutti, sì, diciamo che... dopo i carabinieri l'hanno fermato e gliel'hanno fatta togliere. Lo c'erano su? Ma tu c'è di Monigli che era lui, era teca in su. Al secondo piano della corte dove vive Gottardelli c'è un appartamento pignorato, ma nulla a che vedere con questa vicenda. A livello economico infatti Gottardelli non ha problemi, anche perché è un grande lavoratore anche ora che è in pensione. Ha comperato un po' di locali, poi li ristrutturava qui in paese, dopo però ha dovuto sommisce lì. Troppo di preciso, non so, che dopo è andato un po' all'estero, di qua e di là. Sapeva se c'erano dei problemi, diciamo, economici? No, stava bene come ragazzo, dopo non so, guardi. Da Covo a Romano di Lombardia, 3 chilometri di lutto separano i due paesi. A Romano viveva Fausto Gozzini, la vittima uccisa a Casale Cremasco. Il dolore della comunità è espressa dal sindaco Sebastian Nicoli. Le nostre comunità di sicuro non sono abituate, e spero che non lo siano mai, a notizie di questo tipo e eventi di questo tipo. Non ci resta da fare che stringerci sicuramente attorno alla famiglia, quello che è il lutto della famiglia, e così condividere un po' quello che è lo sgomento e lo sconcerto che oggi sta un po' colpendo tutta la nostra comunità.